Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, sono mascherato, abbiate pazienza, poi la toglieremo quando saremo dentro. In realtà oggi vi porto da Fustinoni, quello che vedete alle mie spalle è Fustinoni Sport, e si tratta della concessionaria dedicata al mondo del caravaning della provincia di Bergamo a Curno. Sapete che poi io gironzolo, mi piace sempre andare a cercare un po' di novità e qualcosina ovviamente l'ho trovata. Intanto incomincio con lui che vedete qui alle mie spalle. Vi giro la telecamera e andiamo a curiosarlo un po'. Vi dico anche che per... Eccoci, allora lo vedete bene qui nella sua intierezza. 6 metri, pulito, pulito, lineare. Guardate, guardate la proporzione degli ingombri. Il passo posteriore, lo sbalzo, la parte centrale, guardate la proporzione della parte abitativa, no? Che parte da qua, dove c'è il girocabina, fino alla parte prima del letto. Qui sotto c'è il suo bel gavone, allora già così dall'esterno si capisce, si capisce molto bene la pulizia delle linee, ma anche l'altezza ridotta, siamo appena 2,78 m. Altra cosa fondamentale è lui. La finestra scorrevole che ti permette di poter viaggiare lasciando questa finestra aperta e avendo anche un ricircolo d'aria ai sedili posteriori. Ancora la finestra sulla porta d'accesso, guardate la veranda che ha la lunghezza giusta che ti copre esattamente la parte frontale del veicolo dove si mangia, ecco, per intenderci, senza avere nessuna parte scoperta tranne la cabina, che ovviamente non utilizzi in sosta. Insomma, a me questa pulizia, questo veicolo mi ha incuriosito. Tra l'altro, tra le altre cose, guardate che a differenza degli altri, questa nuova linea di Knaus, perché siamo in casa Knaus, Vanti si chiama, il paraurti posteriore non sporge. Questo vuol dire che hanno, come dire, usufruito, voluto utilizzare tutta la lunghezza utile del veicolo, 5,99 senza avere uno sbalzo del paraurti, classici sbalzi che si hanno sui paraurti normali degli altri veicoli. Cominciamo intanto dal vano di carico, che guardate, tra le altre cose ha la parte sotto profonda, quindi qui sotto ci puoi mettere gli sci, puoi metterci le cose lunghe. Poi il vano è riscaldato con il riscaldamento, quindi a temperatura rigida non patisce, le doghe del letto matrimoniale e comunque un bel vano di carico. Chiaro, non ci potete mettere la bici, perlomeno non ha una capienza così elevata, però sicuramente tutto il necessario. Tra l'altro ha anche la sua bella luce, vediamo se è collegata, no, non è collegata, ma ha la sua bella luce per l'illuminazione interna. Chiusura della parte del gavone, saliamo a bordo. Allora, Van T, si chiama così, vi faccio subito leggere la scheda. Van T 550 MF, 5,99 m, una larghezza di 2,20 m, un'altezza di 2,76 m esterna e di 196 interna. Poi ci sono alcune caratteristiche come quattro posti letto, come quattro posti viaggianti, due posti letto, cinture di sicurezza con gli ancoraggi, e poi la cosa più interessante, nelle dotazioni che leggete qui, porta d'ingresso in PVC, sistema di filtraggio delle acque, insomma c'è veramente un sacco di dotazioni già di serie. Prezzo totale 55.470 euro. Ora capiamo un po' come funziona lui, torniamo un secondo indietro e vediamo alcune caratteristiche. Intanto si sale da una porta che è automobilistico, è inutile la consistenza e il dettaglio, la chiusura, guardate il braccetto di sostegno, piccoli dettagli come il vano dove mettere l'ombrello, un vano dove appendere del materiale, e in questo caso invece gli hanno messo una tasca che si può poi prendere, togliere e portare via, la finestra con lo scurino, la larghezza d'accesso che è più larga delle altre, e poi ha un suo incavo che è esattamente dove c'è
la cucina con due portacanovacci e poi si entra tranquillamente. Insomma, già questi piccoli dettagli vi fanno capire che siamo su un veicolo di qualità superiore. Avete sentito fuori il rumore che si sentiva per strada? Guardate appena che io ho chiuso la porta. Capite cosa si intende anche solo per qualità di isolamento acustico verso il mondo esterno. Allora, rientriamo un po' invece su quello che è il veicolo. Incominciamo per una volta dalla parte finale. Parte finale, c'è un letto alla francese sul lato sinistro, molto comodo, molto ampio, più largo rispetto ad altri letti che ho potuto già vedere e provare. Tutta la parte di pensilleria in alto, e poi invece al suo fianco troviamo il bagno, che ha una configurazione che si è già visto anche nelle roulotte alcune volte. Il suo lavello esterno, molto comodo e molto spazioso nel passaggio, così come la parte invece posteriore, c'è la doccia sotto che segue il bagno nella parte finale. Ovviamente il bagno WC, sopra c'è una botola dove c'è garantito il ricircolo dell'aria. La doccia ha la sua, il suo divisorio con queste porte che servono né più né meno che dividere la zona del water. Vedete che è una porta ad L con due battenti, e invece la porta d'ingresso del camper è questa scorrevole, che voi, la porta d'ingresso del bagno proprio, è questa scorrevole che serve per chiudere completamente l'ambiente. Qui avete il lavello con lo specchio, come vi dicevo prima, ciao, e poi una cosa fondamentale veramente sono gli spazi. Guardate, l'armadio è un armadio di dimensioni casalinghe, perché ha doppia porta battente, tutto lo spazio di stivaggio sotto, ed è estremamente comodo nella sua capacità e anche nella sua, nello sviluppare proprio degli spazi di stivaggio. La cucina ha una particolarità a differenza di altri, che vedete che ha questa parte smussata. In realtà permette di avere ugualmente il passaggio di ingresso e di uscita, però soprattutto ha la porta di accesso più larga, questo con zanzariera. Questo permette di avere quella comodità quando porti sui pacchi, la spesa eccetera, di avere una facilità di accesso migliore rispetto agli altri, alle altre dimensioni standard. Questa che invece vedete è la cucina, che ha due fuochi, un bel miscelatore a prova di pentola per la pasta da riempire, il frigorifero sotto nella parte in basso sotto al gas di cottura, e poi invece avete tutti i pensili, i cassetti già con i divisori in legno per le posate, la chiusura silenziata, i pensili sopra la cucina ulteriore per lo stivaggio. E girando invece nella zona di net, e questa la trovo veramente fatta in maniera molto molto congeniale, perché la di net è con tavolo quadrato perfettamente lineare, traslabile, e un suo bel divanetto ad L che vedete dall'alto, che vedete che è proprio un divanetto comodo con la L, più i due sedili anteriori girevoli, un maxi oblò con tanto di apertura anteriore e ancora un altro maxi oblò a seguire sopra la dinette. Insomma, direi che 6 metri, un bel compatto, molto 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 ben realizzato dal punto di vista degli accessori, della componentistica, delle soluzioni. Vi dicevo, la finestra scorrevole posteriore, il bagno, il letto che ha queste dimensioni casalinghe. Come avete visto, non c'è nulla di innovativo in questo Knaus, in realtà è tutto tradizionalissimo. Letto posteriore alla francese, il bagno a fianco, e davanti ci sono cucina e dinette. In realtà, proprio perché è così tradizionale, è il suo punto di forza. Pensate un po' come la camicia bianca per noi ometti, o il tubino nero per le fanciulle. Nel guardaroba qualcosa che ci va sempre, non passerà mai di moda. È un assegno circolare, un evergreen, ecco, chiamiamolo così. Per questa puntata è tutto. Io vi ho portato in giro per Fustinoni con altre novità, ma le vedrete nelle prossime puntate. Fate i bravi, perché a farle il cattivo ci penso io. Ciao!